moto in giro, un Evo P26 con la maglia davanti alla faccia, questo può solo voler dire che siamo venuti a fare molto, molto, molto grosso. Siamo a Dorno, quindi provincia di Pavia, no, è provincia Pavia. Zona Pavia. Zona Pavia. Questa è la moto di Evo. Yamaha VR2.5. Invece io noleggio puro, però fortunatamente sono fornito Forn Ito con tutto l'abbigliamento da DH di Forn, che alla fine va bene anche per far cross. Prima di spoilerarvi tutto quello che accadrà in questo video, vi lascio la sigla. Aspetta, ma qua abbiamo un professionista, ragazzi. Io sono il manager, lui è del mondiale, ah, sì? Quest'anno vinciamo. Penso che lui sia l'unico un po' dell'ambiente più di noi. Nel senso, lui va anche lui in bici, fa DH. Però è l'unico che già gira. Quanto costantemente si può dire? 3 volte a settimana. 3 volte a settimana. 6 volte a settimana. 2 volte al mese. 2 volte al mese, però è già di più di... Io ho 10 anni che non tocco una moto, ragazzi. In realtà per me non è la prima volta in cross, perché da piccolo, te l'ho già detto nei miei Q&A, andavo in moto, diciamo non vero e proprio cross, ma andavo un po' nelle piste. Avevo un 85, un YZ85, avevo anche la moto da trial. In realtà il mio passato nei motori è ampio. Addirittura, se vogliamo aggiungerlo prima ancora, io ho fatto per 10 anni kart. Ieri stavo facendo il conto e l'ultima moto che ho avuto in realtà è un KTM 125 che ho venduto a 18-19 anni, però appunto la usavo principalmente per andare a scuola. A 18-19 anni, a 18-19 anni in realtà ho venduto tutto, proprio perché volevo comprarmi la bici downhill e non avevo più tempo per andare in moto. Facendo il conto adesso, 27 anni, è quasi 10 anni che non tocco una moto, ma proprio non tocco nessuna moto. Sarà interessante vedere se siamo ancora un minimo capace. C'è da dire, ragazzi, che sono migliorato tanto in bici. Al tempo, quando ero piccolo, non saltavo ancora così tanto. Quindi vediamo se le abilità della bici si trasmettono anche sulla moto. Sono curioso proprio di prendere la moto, ho proprio voglia di ritornare in moto e vedere com'è il tutto. Sapete già come funziona? No, cioè la moto sì, però dov'è la pista più piccola per partire, perché non siamo... Adesso di qua ci abbiamo chiuso, dovete fare il giro andare là. Ma guardate chi c'è! Buongiorno, signor Fetto. How are you? Good? Good, good. A little Italy trip with the moto. Tipo a te, nome del padre, Bitch e dello Spirito Santo. Ferro. Si fai la stronzata, ce lo dica a tuo padre, capito? Minchia, le avambracci ce li ho già di legno io. Ma sai cosa faccio ancora un po' fatica? Mi sento un po' strano tenere il gas che tira in rampa. Lui, ragazzi, è partito non in bici, e Grigio è partito facendo cross, in particolare freestyle motocross lui faceva. Vabbè, lui non lo contiamo nemmeno perché è già troppo esperto, gira già troppo. Ma Grigio dovrebbe essere quello che è più avanti. Consiglio per non dar fastidio a quelli che viaggiano? L'importante è non fare zigzag. Ok. Sulla rampa, se non fai salto o a destra o a sinistra. O a destra o a sinistra. Com'è la situazione dentro, Easy? Non c'è nessuno. Come c'è nessuno? Figa, è piena. Stai dentro, non ti passa nessuno. Ah, ok. A te? A lui non lo passa nessuno. Facciamo un giretto, dai. I salti li facciamo, perché gli ultimi due che mi sei passato io ho detto boh, però stagli dietro, li ho passati. Ok,
che c'era prima era Eric Fedko, che è lui rider Red Bull di Slopestyle. Chi vede i miei video sa esattamente chi è. Ma allora, io ti ho seguito in tutti, eccetto l'ultimo, che mentalmente mi ha intimorito. Ma quando poi ho fatto, sono uscito, cioè, è il più grosso, secondo me non è l'ultimo, è quello a metà. Comunque ragazzi, quattro giri e i salti della pista si può dire che li abbiamo passati tutti, perché ci manca l'ultimo da fare, ma ragazzi non è il più grosso. Buongiorno, buongiorno. Hey Fabio, how are you? Are you good? Ciao. Ragazzi, Andy Brewi, commenta, sì, certo, commentatore, Master of Dirt e Crankworks. Say something for the Italian fans. Hey, what's up? Italian. Italian, ciao, mi chiamo Fabio. Grazie. 25 anni. 25 anni. That's all I know. Ragazzi, al suo giro l'abbiamo rischiata veramente veramente grossa. Cioè, sono atterrato sul tizio. Porca molto ase davanti. Ma tu hai visto cosa ho fatto io? Io sono atterrato sulla sua moto, Ah merda! Sono atterrato sulla moto! Ma sei scemo! Allora, non so se è il tipo quello prima ma maledetto con il suo ti benedico nel nome del padre e del figlio. Battez, nome del padre. Oh. O se mi ha salvato. Però mi è andata di culo estremo, perché io ho saltato, ragazzi, in aria, ho visto il tipo ed ero un pochino lungo sul salto e sono atterrato un metro prima di prenderlo. Era impossibile evitarlo. Quindi mi sono tipo indurito tutto indietro e io ero pronto a essere sbalzato in avanti. Invece di culo la moto mi si è tutta imbarcata, tutto, ma l'ho tenuta. Loro hanno saltato dopo di me, di fortuna sono passati in esterno e non l'hanno preso, si sono fermati per aiutare il tipo e guardate cosa è successo. Raga, ma che secca. Il ragazzo, quello che è caduto, no, è Kai Ase, che cazzo, è un rider professionista. Comunque ragazzi, il tipo che è caduto, che però non si è buttato subito in cima al landing, all'atterraggio, segnalare immediatamente che cioè dopo aver visto me, un passato dove mi è andata di culo. Figa, ma mettiti in mezzo. Non è possibile che, cazzo, quel tizio lì, noi siamo andati là a vedere come stava. Tanto gli fa male la gamba, magari si è rotto la gamba o ho preso una storta comunque forte alla caviglia. Sti cazzi, cioè. Ma che ne più oggi,
Io, non Ivo, non Grigio, non Fede, non l'altro Fede, io accendo un cerino in chiesa oggi, stasera vado ad accendere un cerino in chiesa. Io vado a spegnerlo. Ragazzi, veramente è stato il rischio, boh, potrebbe essere al top di tutti i rischi che ho mai preso nella mia vita, best save ever, veramente. Lì dovevi colpire il pilota, hai perso l'occasione. Ho perso l'occasione, cazzo. Il bello è prendere il pilota che scappa, non è una moto. Prossima volta non lo fa più. No, perché guarda che su YouTube poi ci saranno i criticoni che diranno: potevi evitarlo, dovevi pensare che lui era già lì. Ma infatti, mi chiedono anche: ma sono scemo? Cioè, io lo sapevo che era lì e l'ho schiacciato. Ragazzi, noi ci stiamo cambiando adesso. Siamo cotti dalla giornata. Avambracci e mani sono veramente cotti. Spero che anche questo video vi sia piaciuto. Volevo documentare la mia prima, tra virgolette, volta in pista. È vero, sono già andato anni fa, ma quando ero piccolo andavo a far cross, tra virgolette, andavo. Non è che andavo in pista. Sono andato qualche volta in pista, ma si contavano sulle dita di una mano. Dovevi prendere spaventi. Super soddisfatto della giornata, perché al secondo giro, seguendo lui, che mi ha dato un po' la velocità, sono riuscito a passare già tutti i salti praticamente, cosa che è super positiva, perché vuol dire che la bici è propedeutica appunto anche al motocross. Quindi mi raccomando, ragazzi, girate in bici. No, che poi questo video lo guarderanno maggior parte motociclisti. Poi gli insulti. Insulti. Questa è la dimostrazione che si può andare bene anche in un solo giorno in cross. Ragazzi, scrivetemi nei commenti, perché in realtà sui social, o comunque avete visto anche i miei video di DH, conosco un paio di piloti bravi, supercross e motocross. Sarebbe figo, secondo me, fare un video con loro, tipo con Mattia Guadagnini oppure Angelo Pellegrini. Potremmo organizzare una roba del genere. Fatemi sapere nei commenti se vi piacciono anche contenuti inerenti ai motori e robe del genere, che io li apprezzo un sacco, però per adesso non li avevo ancora portati sul canale. Lasciate un like se vi è piaciuto il video, e soprattutto lasciate un like per quel salvataggio lì. Andate a accendere un cerino in chiesa anche per me, se per caso siete credenti. E noi, ragazzi, ci vediamo in un prossimo video. Bella.